Professor Chomsky, cominciamo questo incontro parlando del concetto di democrazia al centro di diverse sue recenti analisi. RECD, Really Existing Capitalistic Democracy, un acronimo che lei utilizza in sostituzione del termine democrazia, quasi come se questo oramai fosse un concetto vuoto. Le ricerche nelle scienze politiche convergono sul fatto che il 70% della popolazione non ha nessuna influenza sulla politica. L'influenza sale man mano che si sale sulla scala sociale verso la vetta. Possiamo dire che l'1% stabilisce e decide in sostanza quello che vuole. Il peso delle élite è sempre stato importante. Ora possiamo dire che è del tutto eccessivo. In questo contesto cupo, questa è la sua tesi, l'Europa non sta meglio degli Stati Uniti, anzi, come se la politica fosse in Europa del tutto dissociata dalle richieste della popolazione. Guardi, avevo citato il Wall Street Journal e non una pubblicazione di sinistra. Che si voti per un partito o per un altro non cambia nulla, perché tutti seguono le decisioni della Troika, la Bundesbank, il Fondo Monetario Internazionale, le cui politiche hanno già in passato mostrato i loro effetti distruttivi, e la Commissione Europea con la sua politica di austerità. Indipendentemente da chi è votato, la direzione presa è questa. Lo afferma il Wall Street Journal e mi pare che sia un'analisi corretta. So that's I think the Wall Street Journal is more or less accurate. Yeah, but at the same time we can notice that there are really structural problems. Il problema comunque è che vi sono delle questioni strutturali da affrontare e risolvere, in primis il debito pubblico. I tedeschi, per esempio, hanno votato per Angela Merkel e non si può dire che in questo caso la politica si discosti dal voto dei cittadini. They wanted to go in this direction and not in the opposite one. In Germany, yeah, they're perfectly happy to have, I mean, the majority of the population. Sì, possiamo dire che in Germania la maggioranza della popolazione, che non è particolarmente lungimirante, non è soddisfatta nel vedere che la periferia dell'Europa rischia di crollare se i tedeschi continuano a volere mantenere i loro privilegi. Dico che non è lungimirante anche perché questi paesi fanno parte del mercato delle esportazioni tedesche. Because that's a large part of their export market. But if we take the example of Greece, for instance, don't you believe that... Noam Chomsky, mi sembra innegabile però che parte del problema, se prendiamo ad esempio il caso della Grecia, sia legato alla corruzione e a diverse spese dello Stato che erano dei veri e propri sprechi. Overspending of the state for programs that were not really useful. That was a part of the problem. Other part of the problem was the behavior of the rich banks. Questa è in effetti una parte del problema. L'altra è legata invece al comportamento delle banche dei paesi ricchi dell'Europa settentrionale, che si comportano come le grandi banche qui in America. Concedono prestiti insostenibili con l'unico scopo di incassare super profitti a corto termine. E che quando questo sistema crolla, tanto verrà ricostruito, che è quanto è successo. You are not the only one to point the fingers against the financial institutions. Lei sostiene, e non è l'unico, che la nostra economia è condizionata totalmente da un capitalismo finanziario senza più regole. Eppure alcune regole sono state rafforzate dopo il crash finanziario del 2008, non crede? Banking system 5 years ago, actually. You're certainly right that I'm not the only person. In fact, there are others who are. Ha ragione quando dice che non sono l'unica persona a sostenerlo. Il Fondo Monetario, in un suo studio, giunge alla conclusione che quasi tutti i profitti delle grandi banche traggono origine dalla politica assicurativa messa in atto dai governi nel quadro della logica, nota con l'espressione too big to fail, che attribuisce loro ratings migliori, accesso a prestiti a basso costo, eccetera. E gli investitori sanno che sono appoggiati dagli stati. In realtà gli investitori non si fidano del mercato, lo lasciano agli altri. Loro credono in uno Stato forte che sussidia le banche. Cosa può essere fatto, mi chiede lei? Molte cose.
forse impossibili dal punto di vista politico, considerando la straordinaria concentrazione di potere politico nelle mani del potere economico, ma anche misure limitate come tasse sulle transazioni finanziarie a breve termine negli Stati Uniti, sul modello che esisteva in Inghilterra e che esiste tuttora in alcuni paesi europei, ridurrebbero i margini di manipolazione finanziaria che danneggia l'economia. Un sistema che non danneggerebbe le transazioni a lungo termine e che permetterebbe di incassare molti soldi. È un sistema semplice. L'altro sarebbe quello di ripristinare il sistema fiscale in atto negli anni 50 o 60, che è stato smantellato per favorire i più ricchi. Aggiungerei che si dovrebbe porre fine alla politica assicurativa dello Stato. Non c'è nessuna ragione che banche come la Goldman Sachs, la JP Morgan, la AIG non debbano rispettare i principi del mercato ed essere salvate quando falliscono. Si può ritornare al sistema tradizionale, che vede le banche funzionare come banche. Non c'è nessuna ragione per la quale dobbiamo accettare la logica di chi predica i principi del mercato, ma solo per gli altri, non per loro stessi. La realtà è che il capitale azionario è concentrato in poche mani, privati, ma anche istituzioni come banche o fondi pensione. Gli individui non hanno peso nei fondi pensione. Se io ho una pensione, la mia pensione dipende in parte da quello che succede in borsa, ma non ha nessuna voce in capitolo, nulla da dire su come il fondo pensione è gestito. A far crollare il sistema sono state le pratiche predatorie delle grandi banche e la politica assicurativa dello Stato non ha fatto che incoraggiare l'assunzione di rischi. La Goldman Sachs sa bene che può prendere dei rischi, tanto alla fine sarà salvata dai dollari dei contribuenti. Tutto questo non fa che amplificare l'inefficienza dei mercati e incoraggiare politiche rischiose che possono consentire grandi profitti, ma che sono caratteristiche patologiche della nostra società contemporanea. Non è di certo una legge naturale, come sostengono i cosiddetti libertarians. Le cose possono andare diversamente e il sistema può essere smantellato. Professor Chomsky, la democrazia è malata, lei lo ripete da anni. La minaccia sulle nostre società è di varia natura. Ma lei, in una sua recente conferenza in Germania, ha evidenziato due pericoli maggiori, l'ambiente e la guerra nucleare. La minaccia terroristica non la sta per caso sottovalutando? Are you underestimating the terroristic threat? I'm giving it an accurate estimate. La minaccia terroristica è estremamente marginale in questo contesto. Di fatto, la più grande operazione terroristica al mondo è stata organizzata alla Casa Bianca. La campagna terroristica globale di Obama, chiamata campagna dei droni, è incomparabilmente più importante di tutte le altre campagne terroristiche. Sì, ma è presentata come una reazione, un atto di autodifesa. Well, that's what terrorists would say. È quanto un terrorista sosterrebbe. Se chiede a Al-Qaeda, le risponderanno allo stesso modo. Stiamo solo difendendo il mondo musulmano da un attacco. Ognuno invoca l'autodifesa. Quando Hitler invase la Polonia, fu per difendere la Germania dal selvaggio terrore dei polacchi. Quello che sta facendo Obama è una politica di omicidi di massa. Attacca gente sulla base dei sospetti. C'era una volta un principio di legge che risale a 800 anni fa, chiamato presunzione di innocenza. Questa è la base sulla quale è nata la legge nel mondo occidentale. Ora uccidiamo della gente perché alla Casa Bianca si pensa che potrebbero minacciarci. E con loro uccidiamo le persone che stanno attorno. Il risultato di questo modo di agire è che genera terrorismo. Le fornisco un esempio. Lei si ricorda dell'attentato qui a Boston durante la maratona. Un paio di giorni dopo quell'attentato vi fu un attacco di droni su un villaggio dello Yemen. Un giovane di quel villaggio è studente qui e ha testimoniato davanti alla commissione del Senato. Ha riferito che per anni Al-Qaeda ha cercato di reclutare gente di quel villaggio per il jihad. Ma senza successo, perché in quel villaggio le cose che sapevano sugli Stati Uniti erano quelle che raccontava loro questo giovane, che ama gli Stati Uniti. L'attacco con i droni ha trasformato quel villaggio, amico dell'America, in un villaggio di jihadisti. La campagna terroristica americana genera insicurezza e terrore.
Ma vede, paragonato al suo riscaldamento climatico e al pericolo di una guerra nucleare, il terrorismo è una nota a piedi pagina, non di più. La catastrofe ambientale è uno degli effetti del sistema di mercato. La crisi finanziaria può essere compensata, arginata dai soldi dei contribuenti che possono salvare i predatori, ma nessuno è in grado di salvare l'ambiente quando lo si distrugge per realizzare profitti.